Ariano Folk Festival, Radio Chaos Italy. Qui siamo ovviamente Ariano Folk Festival, come sempre la radio ufficiale, e abbiamo gli headliner di questa serata 16 agosto. Abbiamo qui gli Escorso. Ciao ragazzi. Muy buenas. Hola, ciao. Allora, avete appena finito di suonare un set energico con la vostra musica, ovviamente un rock che si mischia alla cumbia, allo ska, fa ballare. Ora, come vi è venuto in mente di fare questo genere per caricare la gente, ovviamente? Así que decía, mucha fiesta y mucha energía en su música, es decir, la mezcla de todo esto de rock con afrobeat, con cumbia, con todos estos géneros. ¿Y cómo les ocurrió pensar en mezclar todos estos géneros? Creemos que la música es un todo y que no hay fronteras ni muros que separen estilos de otros. Simplemente dejarte llevar y escuchar y culturizarte y disfrutar de todas las músicas que te gusten, ¿no? Y luego pues llevarlas a cabo. Creo que todas las músicas están mezcladas y siempre han sido mestizaje. El flamenco, por ejemplo, es un conjunto de muchas culturas que hicieron poco a poco la rumba, cantos que iban de Europa a América. ¿Tú qué te ríes? Ah, ya. Creo que la música es mezcla. El blues es mezcla. Totalmente. Creo, y todas las músicas son mezclas. Entonces, no es tan difícil. No es difícil, Tutta la musica è una miscela incredibile di generi, di per sé, dal blues, da tutto quello che loro hanno incontrato. E anche in Spagna il flamenco e i vari pali flamenco, la rumba, tutti questi generi nascono dalla apertura delle frontiere. E infatti direi che proprio di questi tempi la rottura delle frontiere è fondamentale. Esatto, proprio questa è una domanda che ovviamente stavo per fare, cioè... La vostra musica è una musica che deve unire, deve far ballare, deve rompere appunto le barriere, perché c'è sempre, diciamo, quell'attitudine un po' punk anche che avete, del rompere le frontiere, andare avanti, tutti siamo fratelli, dobbiamo unirci. Ovviamente in questi periodi ora questa parte un po' più dell'amore fraterno non sta andando bene. Ora, secondo voi, con la vostra musica e ovviamente altri gruppi che suonano insieme a voi, secondo voi possiamo un po' rompere ciò che ora stanno facendo in tanti e portare un po' di unione e di uguaglianza attraverso il rock, la musica, la cumbia? Questa è la mia domanda a voi. Quanta unione può generare la musica in questa epoca molto mala, per esempio, soprattutto per l'Italia? In questo momento abbiamo il Salvini, abbiamo questo... Stiamo molto male. Así que quanto la musica può aiutare e quanto può... generar un esfuerzo con todas las bandas que tocan y hablen de unión, de apertura de fronteras en esta época. Creo que mucho, que la música puede hacer mucho, y creo que los poderes lo saben. Por eso, por ejemplo, en nuestro país está empezando a haber censura a gente, a artistas, con condenas, incluso penales. Tenemos un artista, Baltoni, que está fuera de España, perseguido por la justicia, por hacer algo que es libertad de expresión. Y ahora, por ejemplo, estamos notando también que se le está dando libertad de expresión a la extrema derecha, también allí en España, cuando creo que dice cosas en contra de los derechos humanos, y se está cortando todos los demás pensamientos de igualdad entre humanos y el sentido común y los derechos humanos, tachándolo incluso de antisistema. Entonces, es un mundo difícil. La música es amor. Y entonces con la música combatimos todo ese odio de todos los poderosos. Me han hecho un discurso bellísimo, porque se hablaba de este hecho que ahora en España, persino... sono tutti bloccati anche a livello di molti artisti, c'è una fortissima censura e questa è una cosa, la cosa che loro hanno detto è molto importante, hanno detto la musica può fare molto, perché proprio in questo momento la politica comunque ha paura, e quindi facendo la censura significa che temono chi ha una libertà di espressione e dice determinate cose, e
da quello che mi ha detto ci sono delle cose inaudite, artisti che sono dovuti andare all'estero perché non potevano più stare in Spagna perché la politica, semplicemente per le loro idee, li teneva perseguitati. E quindi assolutamente sì, la musica secondo loro può rompere frontiere. Poi lui aggiungeva: la musica è amore, quindi unione, è tutto questo. Bene, bene, effettivamente con la musica possiamo fare qualcosa. Allora, avete nuovi programmi in vista, ovviamente un nuovo album, avete un nuovo, altre date del tour, appunto come è stato suonare qui all'Ariano Folk Festival? Entonces, ¿qué plan tenéis para este año, el año que viene? Hablando de nuevo disco, de gira, de todo lo que sea lo de una banda, ¿no? Pues los planes son, terminamos la gira en Madrid el 27 de diciembre, vamos a estar girando hasta el 27 de diciembre, y el año que viene queremos hacer varios conciertos especiales porque cumplimos 25 años tocando. Y la idea es que en 2021 sacaremos un nuevo trabajo que ya se está horneando y cocinando. Y esa es la idea, no parar nunca. Lo bueno también de dedicarte a la música es que hacer cosas nuevas y disfrutar de lo que haces y disfrutar cómo lo haces. Y tener proyectos, cosas que hacer y canciones que hacer. ¿Y qué tal estuvo Ariano? Ariano, estupendo. Ariano... La gente muy mucho fuego, muy loca. ¡Yeah! Y eso nos encanta. Rock and roll, sangre y carne cruda. Quindi mi hanno detto che innanzitutto l'anno prossimo sarà il loro 25ennale, quindi vogliono fare un altro giro, un altro tour. Ora il loro tour di quest'anno si chiude a Madrid a dicembre. E per 2021 uscirà il nuovo disco che già stanno cucinando. Bene. Benissimo, benissimo. Allora, ovviamente vi è piaciuto qui Ariano Irpino. Noi vi ringraziamo. Ringraziamo ovviamente Antonio Di Rodo qui con noi. Ovviamente è una vecchia gloria, ovviamente, di Radio Caos. Per la traduzione granaina. Allora, se volete dire qualcosa agli ascoltatori di Radio Caos Italy e Ariano Folk Festival, è il vostro momento. Un saluto para todos los chicos de Radio Caos Italy. Un saludo para toda la gente de Ariano, de Ariano y de Radio Caos. Grazie mille, rimaniamo ovviamente su Ariano Folk Festival. Grazie.